Addio Marcello Verracchio, all'età di 79 anni ci lascia uno degli attori più noti della provincia di Ragusa. Ha raggiunto la popolarità con Montalbano, ma da sempre ha calcato i più importanti palcoscenici del teatro. Un giovane di 29 anni di Modica è stato aggredito ieri in pieno centro storico da tre ragazzi, preso a calci e pugni per un telefonino. La vittima ha raccontato tutto alla polizia, che ha subito arrestato gli aggressori. Tutto pronto per la 23esima edizione del Premio Ragusale nel Mondo. Grande attesa per la serata clou del 4 agosto con i 5 premiati e la banda dei carabinieri. L'evento sarà trasmesso in diretta da Canale 74. Il maestro Peter Fender e l'orchestra South London Sinfonietta di Londra hanno incantato il pubblico al Museo della Pietra. Lo spettacolo è stato dedicato all'attore Marcello Verracchio. Domenica sera al Bar Savini a Ragusa si svolgerà la finalissima della 7ª edizione del concorso Mister e Miss Baby Mascotte, a contendersi la fascia bimbi da 3 a 10 anni. La provincia di Ragusa piange un viglio prestigioso. Intorno alle 19 di ieri si è spento Marcello Verracchio, per tutti il dottor Pasquano nella fiction del commissario Montalbano. Verracchio stava male da tempo, ma negli ultimi giorni la sua situazione si era aggravata per una complicazione ai reni, tanto da dover necessitare ancora una volta del ricovero in ospedale. Sono stati i medici a dire ai familiari di Verracchio che per lui si stava avvicinando la fine. Marcello Verracchio non aveva ancora 80 anni, da tempo, come detto, era malato, tanto da non poter prendere parte alle riprese per gli ultimi episodi della fiction. Così il regista si è trovato costretto a modificare la sceneggiatura, ma nessuno mai poteva pensare che se ne andasse così presto. Nato a Modica il 16 gennaio del 1938, è stato un grande attore, prima di tutto di teatro, recitando accanto ai più celebri attori siciliani. Per decenni il Teatro Stabile di Catania era diventato la sua casa. La consacrazione popolare, se così si può dire, è arrivata però con l'inizio delle riprese del commissario Montalbano. Il regista Sironi per lui aveva scelto il ruolo che gli calzava a pennello. Il dottor Pasquano, goloso e irascibile, sempre pronto a litigare con Salvo Montalbano, che sovente gli rompe i gabbasisi con le sue domande, quando lui invece vorrebbe stare tranquillo a mangiare o giocare a carte con gli amici. Non c'era assolutamente bisogno che lei mi facesse parlare, facendomi sfardare il fiato, con questo caldo che mi sta squagliando, con queste mosche che mi divorano, solo per il fottuto piacere di rompermi i capazzisi. Con la sua aria sempre stanca ma combattiva e la sua voce squillante, Marcello Verracchio ha dato colore alla fiction, che ha avuto un successo senza precedenti per la RAI. Marcello Verracchio abitava a Ragusa, ma non perdeva occasione per rivendicare la sua modicanità, sempre con fare divertente e divertito. Maritari, mamma, mi voglio maritari, oi mamma, mi voglio maritari. Tante le sue partecipazioni a film, a cinema e in TV, tra queste si può ricordare quella in Gente di Rispetto, in Pizza Connection, in La Donna della Luna, il Trittico di Antonello, il Giudice Ragazzino, Nati Stanca o di Ficarra e Picone e tanti altri. Una delle sue ultime partecipazioni è stata nel film Italo di Alessia Scarso. Per la televisione Verracchio invece ha partecipato nella Piovra, La Voce del Sangue, Bell'Antonio, L'Onore e il Rispetto, Il Bambino della Domenica, Eroi per Caso e tanti altri. Nonostante i suoi acciacchi, non si sottraeva ad un lavoro che amava e che faceva con immensa passione. Non si sottraeva nemmeno a prendere parte a nuovi progetti proposti anche da giovani e che apparentemente potevano sembrare lontani dal suo stile. Amava il confronto con le nuove generazioni, instaurando con loro un rapporto giocosamente conflittuale. Perché siamo agli antipodi. Lui, giovane, strafottente, goliardico. Io invece... vecchiotto, no vecchiotto, di mezza età. C'è vero? No, questo è in realtà lui è molto più giovane di me interiormente, questa è una sua. Farà meno di ridere. È rivelato! Come si può arrivare a questa età? Ma che ci vuoi arrivare? Ti ha fatto le cazzo tu, non ti
Infine, non si può non rimarcare quella triste e insensata corsa alla notizia in anteprima a tutti i costi. Qualcuno lo ha dato per morto prima che Perracchio se ne andasse veramente, tanto che il figlio si è visto costretto a smentire sui social. Con la morte di Perracchio, non può essere altrimenti, se ne va un pezzo importante del cinema italiano. Che ne sarà di Montalbano senza di lui? Caro, c'è il commissario Montalbano, vuole parlare con te. Sì. Non so se si è capita la metafora. Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Canale 74. Abbiamo aperto questo TG con una copertina dedicata al maestro Marcello Perracchio, scomparso ieri all'età di 79 anni. Perracchio ha molto dato al teatro e alla televisione. Ricordiamo anche che i funerali si terranno domani alle 9.30 nella chiesa dei Salesiani del Corso Italia a Ragusa. Seguirà una commemorazione funebre al Teatro Don Bosco. Adesso iniziamo il telegiornale con la cronaca. Nella giornata di ieri una inaudita e inspiegabile aggressione si è registrata in pieno centro storico a Modica. Un ragazzo di 29 anni è stato aggredito da altri giovani per un telefonino, i particolari nel servizio. Preso a calci e pugni per un cellulare. E quanto è accaduto ieri a Modica, nella centralissima piazza Campailla, dove un giovane del posto di 29 anni era nella piazzetta con un amico intento a giocare con il proprio telefono cellulare, quando ad un tratto è accaduto l'inaspettato. Un cittadino straniero, extraeuropeo ma residente in Italia da tempo, insieme a due suoi amici si è avvicinato verso il giovane sferrandogli diversi pugni al volto ed alcuni calci che procuravano al giovane modicano un'abbondante fuoriuscita di sangue. La vittima, ancora stordita e sanguinante per i colpi ricevuti, realizzava subito che gli aggressori gli avevano sottratto il proprio cellulare, per cui lo stesso, dopo essersi ripreso, accompagnato dal suo amico, si determinava a chiedere soccorso. Acquisite le prime utili informazioni, mentre il ragazzo veniva inviato in ospedale per le prime cure, seguito da alcuni agenti, gli uomini del commissariato di Modica si adoperavano rapidamente nella ricerca degli autori del misfatto. Da una prima ricostruzione dei fatti denunciati alla polizia, gli agenti hanno subito ricostruito l'accaduto, mettendosi alla ricerca degli aggressori. Grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del commissariato di Modica hanno subito individuato i due aggressori, lo straniero di 29 anni e l'italiano di 21, che, messi di fronte alle loro responsabilità penali, venivano tratti in arresto per il reato di rapina in concorso e messi a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dopo aver ricoperto per 5 anni l'incarico di questore di Ragusa, il dottor Giuseppe Gammino si congeda da quella che lui stesso ha definito la sua provincia di adozione. Gammino ha rivolto un caloroso saluto alle autorità civili, religiosi e militari della provincia Iblea. L'ex questore ha affermato che in questa provincia lascia il cuore e tanti ricordi positivi, sia da un punto di vista professionale che umano. Con il maggior afflusso di turisti nella frazione marinaria di Modica, la polizia intensifica l'operazione Estate Sicura. Il commissariato di Modica ha predisposto servizi straordinari mediante l'impiego di pattuglie e motovolanti in tutto il territorio per la tutela dei cittadini. Sentiamo il servizio. Continua l'operazione Estate Sicura nel territorio modicano. La Polizia di Stato, per garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel periodo estivo, ha infatti predisposto servizi straordinari mediante l'impiego di pattuglie e motovolanti. Particolare attenzione è stata rivolta alle frazioni rivierasche di Marina di Modica, Magganuco, Pozzallo e San Pieri, in considerazione soprattutto del particolare afflusso di residenti e turisti che per l'occasione affollano spiagge, strade ed esercizi pubblici. Nel corso dell'attività sono state
controllate numerose persone e veicoli anche nell'ottica della prevenzione degli incidenti stradali, spesso collegati all'uso di alcolici e sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni sono stati elevati numerosi verbali di contravvenzione al codice della strada, in particolare è stato sanzionato un ispicese per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e per irregolarità tecniche di revisione. Un cittadino di Modica dovrà rispondere invece del mancato utilizzo del casco protettivo durante la guida del proprio motoveicolo, oltre che della mancata revisione del mezzo. Un villeggiante di Enna è stato infine sanzionato per un importo di circa 7.000 euro dopo essere stato trovato senza patente alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e senza passaggio di proprietà. L'operazione Estate Sicura della Polizia di Modica continuerà per tutto il periodo estivo al fine di garantire le condizioni di sicurezza essenziali agli utenti della strada. Particolare attenzione, dicono dal commissariato di Modica, sarà rivolta all'uso del telefono cellulare alla guida, fenomeno che spesso è causa di gravissimi incidenti. È continua e incessante anche l'attività antidroga delle forze dell'ordine in tutto il territorio ibleo. Nella giornata di ieri a Punta Bracetta è stato tratto in arresto un giovane tunisino di 21 anni che spacciava hashish in spiaggia. Sentiamo i particolari. Avrebbe spacciato hashish in spiaggia, appunto a braccetto, incurante dei tanti bagnanti e dei bambini che frequentano la frazione balneare. È finito così in manette un tunisino di 21 anni, la cui attività illecita è stata annotata dai residenti che hanno segnalato tutto alla squadra mobile. Gli uomini della sezione narcotici hanno così indossato i costumi da bagno e si sono recati in spiaggia per monitorare la situazione. Dopo qualche giorno di attività è stato notato un gruppo di giovani tunisini che effettivamente si sarebbe aggirato con fare sospetto sia in spiaggia che nei pressi dello scheletro di una casa abbandonata di Punta Bracetto, segnalata più volte come rifugio di alcuni senza fissa dimora e luogo utilizzato per suddividere in porzioni la sostanza stupefacente prima della vendita al dettaglio. Ieri gli agenti sono tornati nuovamente in costume spiaggia, mentre altri poliziotti si sono appostati pronti ad intervenire con moto e macchine civetta. Dopo neanche 30 minuti di osservazione, il tunisino si è in effetti avvicinato alla vegetazione nei pressi di una duna, prelevando qualcosa e consegnandola subito dopo a quattro ragazzi di Caltanissetta. I giovani sono stati quindi bloccati una volta saliti in macchina da una pattuglia, mentre il tunisino è stato fermato in spiaggia dagli agenti in costume. Il 21enne ha ammesso subito dopo di aver ceduto della droga a dei suoi amici, che però lo hanno smentito, riferendo di aver pagato la sostanza stupefacente e che non era la prima volta che compravano droga in quella spiaggia o nelle strade limitrofe. Subito dopo l'arresto è stata sottoposta a perquisizione l'abitazione del tunisino e successivamente anche lo scheletro della casa abbandonata. In entrambi i casi però non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente. Il tunisino è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari, considerato che aveva ceduto una sola dose ed era in possesso di documenti irregolari per rimanere in Italia. E in provincia di Ragusa non si arresta l'emergenza rifiuti, ma bisognerebbe dire in gran parte della Sicilia non si arresta l'emergenza rifiuti. Nei giorni scorsi abbiamo parlato abbondantemente delle polemiche che ci sono state sull'utilizzo della discarica di cava dei Modicani, dove conferiscono il comune di Ragusa ma anche i comuni montani. Dopo un botte e risposta tra il sindaco Piccitto e il presidente della regione Rosario Crocetta, la situazione sembra adesso rientrata, però è una situazione ovviamente destinata di nuovo a risollevarsi fra qualche tempo, quindi è una risoluzione solamente temporanea. Il problema è che se la situazione dei rifiuti non si risolve politicamente ai piani alti, diventa difficile veramente far fronte a questa emergenza che ogni estate si ripresenta. Quindi abbiamo parlato di Ragusa e dei comuni montani, adesso l'attenzione invece è rivolta a Scicli, dove i rifiuti ormai sono tutti i giorni in strada, comune di rifiuto dappertutto. Adesso il sindaco Enzo Giannone ha emanato un'ordinanza con la quale chiede alla ditta Puccia, che ha l'incarico appunto del conferimento dei rifiuti in città, di apporre 100 cassonetti per far fronte a questa emergenza. Sentiamo il servizio. Continua l'emergenza rifiuti nel ragusano. Dopo la proroga concessa a Ragusa, che dopo il caos dei giorni scorsi potrà continuare a conferire nella discarica di cava dei Modicani fino al 30 settembre, ora il comune di Scicli a fare i conti con il limite di conferimento predisposto presso la discarica catanese di Sicula Trasporti dal governatore Crocetta. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha quindi firmato un'ordinanza per permettere al comune di affrontare la situazione. Il primo cittadino ha ordinato alla
ditta affidataria del servizio di raccolta in città di posizionare 100 cassonetti stradali per cercare di superare il momento di crisi, soprattutto nel centro storico di Scicli e delle Borgate, in questo periodo tra l'altro affollato di turisti. L'amministrazione raccomanda inoltre ai cittadini di non esporre l'umido prima delle 20 al fine di evitare la fermentazione dei rifiuti a causa del caldo. Laddove non c'è il porta a porta, gli utenti dovranno conferire la frazione umida nei cassonetti dedicati. Naturalmente il primo cittadino ricorda che è vietato conferire carta, vetro e cartone alluminio nei cassonetti destinati alla frazione umida indifferenziata, ciò al fine di ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotta durante l'emergenza. Giannone ha richiesto infine a Crocetta di autorizzare anche Scicli dopo Ragusa a conferire nella discarica di Cava dei Modicani. E iniziamo questa seconda parte del telegiornale di Canale 74 parlando di uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Ragusa. Si avvicina il 4 agosto, serata clou per la 23esima edizione del premio Ragusani nel mondo. Tante le sorprese in serbo per gli spettatori, ma protagoniste saranno come sempre le eccellenze Iblè. Ragusani nel mondo scalda i motori e si prepara a festeggiare i 25 anni dalla fondazione dell'associazione in grande stile, con delle serate all'insegna dell'eccellenza Iblè dello spettacolo. Grande attesa per il momento clou che sarà quello di venerdì 4 agosto. Protagonisti come sempre saranno i 5 personaggi premiati per aver portato in alto il nome della provincia Iblea nel mondo. Quest'anno riceveranno il riconoscimento la fisica Caterina Biscari, il direttore del Museo Egizio di Torino Cristian Greco, l'investigatore Vito Andrea Iannizzotto, lo chef Riccardo Laperna e la regista Alessia Scarso. Ma la serata sarà un momento di festa e spettacolo che riserverà tante sorprese, come spiega ai nostri microfoni il direttore dell'Associazione Ragusani nel Mondo, Sebastiano D'Angelo. Venerdì 4 agosto, quest'anno non il sabato perché il sabato poi c'è un altro evento, 23esima edizione del premio, 5 i premiati, tutte storie molto belle che invitiamo tutti a seguire, non solo in Piazza Libertà ma attraverso le varie dirette, Facebook sulla pagina Premio Ragusani nel Mondo, attraverso voi in diretta digitale o in diretta streaming su Canale 74, ma anche su Ragusa Oggi, ecco, tante realtà editoriali che seguiranno questo evento e che rilanceranno l'immagine in tutto il mondo. 5 premiate, dicevo, con la prima parte strutturata come un varietà, con degli interventi curati da Pepparezzo e i suoi artisti, e poi dalle 10 in poi l'evento tra gli eventi, la terza in provincia di Ragusa esibizione della banda dell'arma dei carabinieri, 100 elementi tutti in alta uniforme, tutti laureati al conservatorio, uno dei fiori all'occhiello che l'Italia può esibire in Italia e all'estero, un vero e proprio testimonial che ci delizieranno con la loro bravura, con la perfezione nell'esecuzione dei brani che appunto eseguiranno. Colgo l'occasione per ricordare a tutti coloro i quali vorranno venire in Piazza Libertà che lo spettacolo inizierà improrogabilmente con puntualità teutonica o svizzera alle ore 20, quindi chi vuole venire troverà posto tranquillamente perché ci sono 1700 sedie, non c'è bisogno di biglietti, quindi è un evento popolare, l'ingresso è assolutamente libero, venite prima dell'inizio dello spettacolo perché troverete sicuramente i posti. Un grande evento che ci consentirà di festeggiare al meglio i 25 anni di attività dell'associazione. E vi ricordiamo ancora una volta che l'evento Ragusani nel Mondo, la giornata clou del 4 agosto, sarà trasmessa in diretta, in esclusiva, dalla nostra rete e anche nelle nostre pagine Facebook, oltre, come diceva il direttore, nelle pagine Facebook del premio e in altre testate editoriali. Il maestro Peter Fender e l'orchestra South London, Sinfonietta di Londra, hanno incantato ieri sera la platea al Museo della Pietra di San Pietro. Il momento più emozionante è stato il riarrangiamento di un pezzo del maestro Federico Borrometti. L'evento è stato dedicato a Marcello Perracchio, scomparso qualche ora prima dello spettacolo. Sentiamo.
Fantastica serata di musica ieri al Museo della Pietra di San Pieri, teatro spesso di spettacoli di grande spessore, come ad esempio quello del premio Oscar Nicola Piovani del 2009. Ieri a San Pieri, all'interno del suggestivo museo costruito e curato da Gaetano Mormina, si è tenuto il concerto della South London Sinfonietta di Londra, diretta da maestro Peter Fender, che è tornato in terra ebrea grazie anche all'amicizia che lo lega maestro Marcello Giordano Pellegrino e Girolamo Manenti, che nello specifico ha curato l'organizzazione dell'evento. Durante la serata sono stati suonati brani famosi o meno di Ariaga, Mozart, Bellini, Rossini, ma anche colonne sonore, Pirata dei Caraibi e Guerre Stellare, oltre 90 minuti di concerto. All'interno anche due brani cantati dal soprano Norma Rich. Soddisfazione è stata espressa nel finale da maestro Pellegrino, che ha sottolineato come lavorare in sinergia porta a questi grandi risultati. La chicca della serata è stata ascoltare un brano di Federico Borrometti suonato da due orchestre. Visibilmente emozionato anche lo stesso Peter Fender, che ha raccontato al pubblico presente come se è stato folgorato dalla bellezza dei nostri luoghi. Sono entrato al Museo del Costume, ha dichiarato Fender, e lì ho conosciuto un po' di storia di questa città e ho scoperto le composizioni del maestro Borrometti, un patrimonio immenso, così ho voluto riarrangiare un suo brano. Il concerto è stato dedicato all'attore modicano Marcello Perracchio, scomparso poche ore prima dello spettacolo. Oggi, ha dichiarato il presentatore della serata, lo speaker radiofonico Giovanni Giannone, siamo tutti più tristi e più poveri. Abbiamo perso un grande artista, nostro conterraneo, un grande uomo che tanto poteva ancora regalare al teatro e alla TV. Perracchi è stato ricordato anche nel finale. L'ultimo brano portava il titolo di Dopo la mia morte, brano composto dal maestro Federico Borrometti per il suo funerale. Il brano, però, essendo stato scritto per orchestra, non venne mai eseguito. Per la prima volta è stato suonato dalla South London Sinfonietta di Londra. E domenica sera al bar ristorante Savini di Ragusa si svolgerà la finalissima della settima edizione del concorso Mister Miss Baby Mascotte, a contendersi la fascia della settima edizione bimbi dai 3 ai 10 anni. Il servizio. Questa domenica a Ragusa è la finalissima che decreterà Mister e Miss Baby Mascotte 2017. Il concorso, dopo le selezioni a Modica lo scorso giugno, si sposta nel capoluogo Ibleo, al Bar Savini. Qui i piccoli concorrenti si sfideranno per conquistare l'ambita fascia, che l'anno scorso è stata portata a casa da Gaia Sigone e Salvatore Parisi Assenza. Il contest, promosso dalla New Association, guidata da Salvatore Di Stefano, è arrivato alla sua settima edizione e da 5 anni anche un memorial per ricordare Enza Giannone, donna che amava tanto i bambini. Anche la serata ragusana, come quella che si è svolta nella città della Contea il mese scorso, vedrà i bambini dai 3 ai 10 anni sfilare in Miss Casual ed elegante per aggiudicarsi il titolo. I due modicani già selezionati, Suami Brafa Musicoro di 8 anni e Gabriele Calabrese di 9, dovranno sfidarsi con i concorrenti provenienti da tutto il territorio ebleo. Ad allietare la serata, presentata dal giornalista Giorgio Liuzzi, tanti momenti di spettacolo ed esibizioni di talenti locali. Appuntamento quindi alle 21 al bar ristorante Savini per scoprire chi sarà nei prossimi Mister e Miss Baby Mascotte. Bene, questa era l'ultima notizia. Io vi ricordo che potete seguirci anche online sul sito www.canale74.it, dove potete vedere anche il nostro telegiornale in streaming, oppure potete seguirci anche sui nostri canali social Facebook o YouTube, dove potete vedere anche i singoli servizi. Io vi rimando all'edizione serale delle 19.45 con Chiara Carbone. Da parte mia è tutto, a tutti voi un buon fine settimana.